Sono Laura Podeo, l'assistente sociale responsabile della comunità Consorzio Tartaruga, comunità che accoglie mamme e bambini. Accanto a me c'è la dottoressa Iardi, una delle educatrici della comunità. Un po' quello che volevo chiedere alla dottoressa Iardi era l'esperienza di una delle minori straniere inserite qui in comunità che si è ritrovata ad affrontare l'esperienza di un'ulteriore gravidanza. La ragazza era già inserita in comunità con una minore di 1 anno, ma nel percorso comunitario, proprio in una fase particolare anche del suo progetto, che magari adesso la dottoressa Iardi ci racconterà meglio, ha scoperto di essere nuovamente in gravidanza. Quindi ci racconti un attimo l'esperienza della ragazza, ci presenta un attimo la ragazza. È un po' quello, il racconto iniziale che proprio lei ha raccolto inizialmente. Sì, allora diversi mesi fa, all'incirca 5-6 mesi fa, la ragazza in questione, una ragazza di 16 anni, già mamma di una bambina abbastanza piccola, di circa 1 anno e mezzo, mi chiama in un momento della giornata, mentre eravamo impegnate, diciamo, nelle solite attività, nella solita routine giornaliera, mi chiama per comunicarmi qualcosa che lei definisce molto importante, ma con un atteggiamento quasi di scherzo, sorridendo. Credendo si trattasse di uno scherzo, la raggiungo e la ragazza a bassa voce mi dice: devo dirti una cosa che lei stessa definisce molto rischiosa. Mi comunica di essere incinta. L'emozione in quel momento è stata tanta, però allo stesso tempo, proprio per crearmi il famoso aggancio, no? Che poi è fondamentale nella relazione educativa, ho cercato di mantenere la calma il più possibile e di mostrarmi il più serena possibile, nonché la sua confessione fosse molto, molto delicata. I problemi erano tanti perché la ragazza si trova in un momento molto importante e delicato della sua vita, in cui stava raggiungendo molti degli obiettivi educativi prefissati precedentemente in equip. Una ragazza che ha raggiunto ottimi risultati a livello scolastico, stava intraprendendo un percorso professionalizzante che potesse in qualche modo avviarla ad un'attività lavorativa. Già essendo madre di una bambina molto piccola, è chiaro che una seconda gravidanza poteva essere molto molto impegnativa, interrompere anche quelli che potevano essere i suoi progetti. La ragazza cosa mi chiede? La ragazza mi chiede di mantenere questo segreto perché la stessa capisce appunto di essere in una situazione molto delicata, mi chiede quindi di mantenere questo segreto e semplicemente di avere un supporto, diciamo, morale, di essere ascoltata in queste sue confessioni, nell'attesa di trovare una soluzione, che la stessa non sa quale potrebbe essere. Lì intervengo mettendo in atto tutte le mie conoscenze, diciamo, inerenti alla comunicazione, che poi sappiamo che sta alla base di qualsiasi relazione educativa, e quindi, nonostante le difficoltà linguistiche, perché è chiaro che comunicare in maniera assertiva con una minore straniera che comunque ha già delle difficoltà linguistiche di per sé abbastanza evidenti, è stato molto difficile, ma riesco a convincerla in pochissimo tempo a comunicare il tutto alla nostra responsabile e alla sua tutor di riferimento, proprio per trovare insieme quella che poteva essere la soluzione più idonea, perché dico, la ragazza inizialmente pensa a delle situazioni quasi impossibili, che non potevano chiaramente realizzarsi, dalle più drastiche a quelle, diciamo, più semplici. Ripeto, la difficoltà principale è stata quella comunque di dover dare dei consigli con una, diciamo, serenità che in realtà in quel momento non avevo, perché si parlava anche di una potenziale interruzione della gravidanza e quindi allo stesso tempo mi trovavo molto combattuta perché da un lato, come persona, io stessa ero consapevole che, cioè, non sono una persona favorevole all'interruzione della gravidanza, ma come operatore sapevo che per il benessere della minore poteva anche essere una scelta purtroppo praticabile. E da quel momento, quindi da quel racconto che viene, immagino che il ruolo è stato anche quello di, appunto, un po' come accennava, il gancio che si è creato fra l'educatore e le istituzioni, perché comunque la ragazza, se racconta l'esperienza a lei, è perché comunque emotivamente era la persona più vicina. Quindi poi il percorso successivo qual è stato? Il percorso successivo è stato quello di parlarne con la responsabile della struttura, nonché con la sua tutor, cercare di capire quale potesse essere la decisione migliore per il benessere della minore e della prima figlia, e cercare anche di fare chiarezza in merito a quelle che sono le diverse alternative che si prospettavano alla ragazza, e insieme, insomma, trovare una soluzione, ma in realtà più che insieme,
seguire e rispettare quella che era la sua volontà, rassicurarla, perché lei pensava comunque che anche in quel caso le sarebbe stata tolta la prima figlia. Era molto preoccupata perché comunque anche questa relazione, questo nuovo figlio è stato concepito con un ragazzo con il quale intratteneva una relazione da pochissimo tempo. Quindi insieme l'abbiamo seguita e accompagnata in un percorso di Sì, cosa è chiarificazione. successo infatti? Quindi da questo momento iniziale di confusione, di ansia, di chiarificazione anche rispetto alla ragazza, poi in realtà il percorso come si è evoluto e a che punto è Sì, la giunto? ragazza ha effettuato diversi colloqui sia con la psicologa, ma anche è stata accompagnata presso dei servizi esterni in cui sono stati comunque, diciamo, spiegati ed espletati quelli che sono i diversi servizi e le diverse possibilità in merito. La ragazza ha infine deciso di tenere il bambino e di impegnarsi comunque a portare a termine questa gravidanza nel migliore dei modi, senza comunque intaccare anche quello che era il suo percorso precedentemente intrapreso. Sì, vuole aggiungere qualcos'altro rispetto proprio anche al ruolo dell'educatore o comunque un po' cosa questa esperienza ha lasciato anche a livello tecnico-professionale. Sì, sicuramente è una riflessione in merito all'importanza della comunicazione, che come sappiamo risulta essere alla base di qualsiasi relazione educativa. Comunicazione che molto spesso deve essere proprio assertiva, cioè attraverso l'operatore deve essere in grado, nonostante tutte le difficoltà del caso, di utilizzare delle parole o comunque una comunicazione anche, diciamo, non verbale, che molto spesso ritorna utile, anche una postura molto rilassata, che non lascia intrapelare, diciamo, delle emozioni o comunque delle difficoltà particolari, quindi utilizzare una comunicazione al fine di orientare anche l'utenza a delle scelte o comunque a delle soluzioni che possano essere più funzionali possibili. Anna Bucca, il tutore volontario della ragazza, un po' da tutore volontario, ci racconta un attimo l'esperienza che ha provato, anche come è venuto a conoscenza, della situazione e cosa ha provato sin dall'inizio in questa nuova avventura. Diciamo che sono state delle emozioni contrastanti dall'inizio. Io sono venuta a conoscenza, appunto, grazie a una telefonata con la responsabile della comunità che precedeva di poco il colloquio che avremmo fatto in comunità la mattina successiva, proprio perché la situazione era particolarmente nuova e si presentava complicata. Ero stata fuori per diverso tempo perché non ci eravamo neanche viste con la ragazza. Avevamo festeggiato compleanni vari della bambina sua e onestamente era l'ultima cosa che mi aspettavo, che sia rispetto a delle conoscenze sulla prevenzione che pensavo avesse. Sia per il percorso che era stato intrapreso, per una terza media presa brillantemente, per alcune scelte anche sulla disponibilità su informarsi su percorsi lavorativi, formativi e intraprenderli. Quando ne abbiamo parlato, ho avuto una difficoltà mia perché non volevo che trasparisse quello che pensavo davvero che era che l'avrei veramente le avrei voluto molto male in quel momento, però c'era anche la necessità di sentirsi un tutore e non l'amica che sta discutendo. E la mia preoccupazione è sempre stata appunto di tenere separati i due piani, di quello che avrei fatto io e di quello che doveva fare lei, e l'attenzione a non fare mai passare quello che avrei fatto io. Io sono per l'interruzione volontaria di gravidanza, per me da questo punto di vista non avrebbe costituito un problema, però appunto, ho chiara anche la necessità di separare i piani. E questa è stata la sensazione che mi ha accompagnato sempre, sia nel colloquio con i servizi sociali del comune, sia nel passaggio iniziale che lei aveva intrapreso per verificare se si poteva fare l'interruzione e iniziato. E provare
non dire nulla che potesse essere frainteso, perché la sensazione che ho avuto a un certo punto era come se lei volesse fare quello che noi ci aspettassimo da lei, mentre io, ma credo tutti, abbiamo cercato di scegliere quello che è bene per te, valutando tutto, valutando che è una bambina, valutando la tua età minore, valutando l'instabilità assoluta della relazione che hai in questo momento. Però c'era questa paura anche di non essere accettata per un minore con due bambini. Sì, però poi anche forse quello che per lei rappresentava l'interruzione di gravidanza per la ragazza stessa, quindi da un lato appunto pensava che poteva essere la soluzione che i servizi volevano, ma in lei non è mai stata la soluzione dall'inizio, anche se anche per un problema culturale, sì, come se si fosse convinta nel frattempo, però poi per fortuna diciamo della la sua volontà ha prevalso. Devo dire che ha cambiato aspetto dal momento stesso in cui ha deciso di non proseguire col percorso di interruzione. Ha cambiato viso, ha cambiato umore. È una bella sfida. Se prima erano uno, adesso sono due femmine. Però va bene il fatto che è ancora più determinata. Cioè, io avevo paura che del fatto che magari mettesse da parte l'ipotesi lavorativa, l'ipotesi formativa, invece sta continuando ad andare a scuola, chiede costantemente dei tirocini, chiede dei corsi di formazione, poi alcuni non stanno partendo, allora se ci informiamo per altri. Questa gravidanza dall'altro sta consolidando proprio la sua esigenza di autonomia e di tenere insieme in piedi lei e le bambine e la famiglia che si può creare attorno. Blessing, ci racconti un po' con l'esperienza con il tutore volontario, quindi cosa rappresenta per te, cosa quello che vuoi. Io ti piace lei, perché quando io in Africa io non ce l'ho, mamma presenta, tipo quando io bisogno di qualcosa io posso chiamare, chiama io Blessing tutto a posto. Ma quando io arrivo qua, io ce l'ho una mamma bellissima qua. Sì. Un po' come nella questa adeguata. Io felice, c'è una mamma vicina di me, capito? Io non penso troppo che cosa mia mamma ha fatto più. Ma quando io penso a questo, quando io ricordo di lei, io ho dimenticato tutto. È una buona persona, aiuto me per la scuola, anche mio figlio, quando io c'è appuntamento, la costruire o ospitare, lei accompagnare io. Anche io vuole tutti, aiuto me per dirle lei grazie, è una bella, una buona mamma, bellissima mamma. Una cosa, lei non risponde, ma io non mi interessa a questo, io ti piace lei molto, la mio cuore, Dio lo so. Ora, oggi lei ha fatto un regalo bellissimo, perché questo io non ho arrabbiato più. Prima, quando lei è arrivata, io ho detto, tu non chiama io, tu è venuto qua oggi. Lei ha detto, io penso a tu scopo. Se ciao, io bello, stato io arrabbiato, ma quando io ho visto questo bellissimo vestito, io felice, perché è mio mamma, capito? Io non lo sapevo che eri arrabbiata. Sì, io arrabbiato, perché altri giorni io dico Lara, mio tutore non chiama io più, perché forse a tribunale cambiare il mio tutore, lei ha detto non è vero. Di notte io ho visto il tuo messaggio, ciao Blessing, io ho detto bene, grazie, no, non scrive più, io ho detto va bene, forse lei vuole fare un po' come nella tipo mia mamma, io ho detto va bene,
Quando io vedo mia stessa sociale altri giorni, io ho detto io voglio una famiglia per aiuto me, non per quando io ho bisogno di una cosa o mio cuore pensa una cosa, io posso parlare con lei. Perché io dico questo? Non è perché io non piace lei o perché lei non è buono per me, Boh, solo 3 mesi ora o 4 mesi, lei non chiama io più. No, messaggio io, blessi tutto bene, capito? Perché questo io voglio una famiglia. La famiglia e il tutore possono andare insieme, non ti preoccupare, che ce lo chiamo sì, la so. Famiglia.